Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi vi do il benvenuto su Star Wars Jedi Fallen Order, una nuovissima serie che vi porterò sul canale insieme a Pokémon Scudo. Sono un fan della saga di Star Wars, non vedo l'ora che esca il nuovo film al cinema e non appena è stato annunciato questo titolo mi ha subito incuriosito e non vedevo l'ora che uscisse per portarvelo sul canale. Ma adesso ragazzi, senza perdere altro tempo in chiacchiere, direi di iniziare subito un nuovo viaggio. Post scriptum, per tutti coloro che fossero interessati ad acquistare questo titolo potete trovare nella descrizione di questo video vari link se volete acquistarlo sia in versione fisica sia in versione digitale. È disponibile per PS4, Xbox One e PC e naturalmente non richiede connessione internet perché è presente soltanto una modalità campagna, non c'è il multiplayer online. Ed eccoci qua. Allora, ci troviamo a bordo di un'astronave? Anzi, no, un pezzo di astronave. Ah no, è solo un pezzo di astronave. Ok, cacciatai dell'impero. Dove caspita ci troviamo? Sembrerebbe tipo un cimitero di astronavi. Lì c'è anche un mostro. Ma non riesco a capire se le stiamo riparando o le stiamo smantellando. Ecco il nostro protagonista. Scusa, Cal, mi dispiace disturbarti, ma il capo vuole vederti. Chissà che cosa vuole. Eccolo, capo. C'è un guasto sulla linea 10A. Le ganasce dell'Auler sono bloccate. Servono due persone per fissare i cavi. Non è una manovra semplice. Doppia paga per questo incarico. Andiamo, capo. C'è anche un extra. Accettiamo, eh? Va bene. Fantastico, andiamo. Ok. Andiamo. Sì, ci sarà anche una paga extra, però se muoio la paga extra va a farsi un giro, eh. Ah, devo salire. Ok, vabbè, saliamo qui sopra. Ho visto una piccola cosetta che non mi è piaciuta quando ho fatto partire il personaggio. Avete visto? Ho fatto un piccolo slide. Non preoccuparti. Naturalmente il titolo è uscito oggi, quindi ci sta che magari facciano poi uscire delle patch. Qua su. Ok, eccoci qua. Cantiere di demolizione. Guarda navale. Lì. Una nave separatista. Non vedevo una Lucre Hulk da secoli. Già. Secoli. Rottamarla ci farebbe fare molti soldi. Si stanno smantellando tutte le vecchie astronavi comunque. Ah, non ve l'ho detto, è ambientato subito dopo il terzo film, questo gioco. Dobbiamo andare di qua? Sì. Tento. Tento. Ehi, tutto bene? Sì, sto bene. La scala è andata. Dovrai trovare un'altra strada. Nessun problema, improvviserò. Ci vediamo là. Ok. Piccoli problemi di doppiaggio. Scendi, scendi, scendi. Adesso non sto criticando il titolo, lo sto soltanto analizzando, ragazzi. Spazzatura non autorizzata. Spazzatura, che simpatico. Ma non autorizzata. Allora, vai. Olè. Guardate che roba. L'ambientazione è spettacolare.
lingua aliena. Calma. Sono di passaggio. Tranquilli. Mi sa che devo arrampicarmi, forse. Sì. Ok, L2 per arrampicarsi. Questa è una specie di tutorial, ci sta. Perché sennò non saprei che tasti premere. Abbiamo quasi finito, è prima del previsto. Riesco quasi a sentire il gusto dei crediti. Qua. Sarà una notte folle. Mettiamoci all'opera. Tento non cascar giù. Che audace. Bello vederti. Anche per me. Non farti ammazzare. Questa è l'idea. Mamma mia, guardate lì. Stiamo passando su una travetta fine. Sti punti rossi servono per indicarci dove dobbiamo passare. Guardate i caschi dei cloni. Un po' più stretto sto passaggio, no, eh? Ratti di discarica. Infatti, ratti alieni. Sono solo di passaggio. Non serve che veniate a salutarmi. Altra astronave. Vai. Non c'è più niente, quindi dobbiamo andare da questa parte di qua. Ehi là, ehi, come va? Ci vediamo alle ganasce. Va bene, arrivo. Allora, dobbiamo scendere. Ok, non è necessario che teniamo premuto L2. Sì, vabbè. Potete aspettare un attimo che passo, ragazzi. Ok, qui possiamo scendere. Come sei arrivato qui? Come sei arrivata tu qui? Bravo, bella risposta. Oh. Ah, ok, c'è una corda. Mamma mia, che pelo! Ho sbagliato tutta la manovra. Ok, qui possiamo scendere. Coraggioso il ragazzo comunque, La tagliatrice al plasma è qui. Eccola lì. Ah, guardate là. Ehi, dovremmo muoverci. Sì, controlla ancora. È proprio vero che chi produce le armi le vende ai bravi e ai cattivi. Quindi stanno praticamente riciclando dei materiali poi da rivendere a una o all'altra parte, non importa a chi, l'importante è vendere. Hanno staccato, guardate che roba, un pezzo di ala. Forza, finiamo prima che inizino a tagliare quest'ala. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, dovremmo essere quasi arrivati. Cal, usa quella leva di comando manuale. Ciao. Quale? Scusa, cos'è che devo fare adesso? Ah, forse devo arrampicarmi lì. Ah. Tocca a te. Aspetta. Bene, aggancio riuscito. Stai bene? Un po' più comode quelle leve non c'erano? Mi avevi fatto spaventare. Lo so, non dirlo a me. Fatto. Ok. Aspetta, ci penso io. Fatto. Sali qua su. Mamma mia, che passaggi. Che coraggio più che altro. Vieni a dare un'occhiata.
Diciamo che non soffre di vertigini. Ah, che colpo! È il sogno di ogni rottamatore. Che ne dici? Da quanto è qui? Da 4 anni? 5. Ah, il pilota se lo sarà goduto fino alla fine. Qui, Jedi. Una vera tragedia. Io non ho mai creduto che fossero tutti traditori. Sì, forse. Beh, è il nostro giorno fortunato. L'impero ne ricaverà dei materiali niente male. Già, noi rottamiamo queste navi dell'ultima guerra, così loro ne costruiscono altre nuove. Bella fregatura. Siamo qui a rischiare la pelle per i capi. Almeno ci pagassero R2D2 della Repubblica. Dovresti fare attenzione a ciò che dici. Sta a sentire. Con un simile bottino potresti guadagnarti una via d'uscita da qui. Perché dovrei andarmene da qui? Andiamo, Carl. Sei ancora giovane. Non vorrai fare la mia fine. A un certo punto dovrai voltare pagina e vivere la tua vita, trovare il tuo destino. Aia, ragazzi, attenzione. Certo, come vuoi, ora andiamo. È inutile parlare con te. Cos'è stato? Aia, sono rotti dei cavi. Doppia paga. Se sopravvivi sicuramente doppia paga. Non capisco. Ah, dobbiamo andare giù. Mamma mia. Aia. Uia. Ciao, tutto bene? Carl, non riesco a salire. No, sta scivolando giù. Resisti. Sto scivolando. No, non mollare. Non posso resistere. No. Mamma mia. No. R1. Fermo lì. Tutto bene, bro? Sì, sono bloccato. Pilota andato. Porterò fuori di qui. Tieni duro. Vai, 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 vai. C'è sto mostro. Aia. Questa cosa vola a stento. Bisogna tirare via anche quella trave. Bravo, stai bene? Sì, sì. Ci sono. Ora dobbiamo... Dobbiamo muoverci, andiamo. Che cosa è stato? Che cosa cavolo è successo? Sei stato tu? Cosa? Quella era la forza, vero? Dimenticati quello che hai visto. Ti prego, no, fidati. E come faccio? Io li ho visti, ho sentito le loro storie, capisci? Bravo. Quelli come te sono dei ricercati. Lo so. E va bene, d'accordo. Ma dobbiamo stare attenti. Sì. Anche perché è pieno di soldati dell'impero. Mi viene il dubbio che lui fosse un giovane Padawan che non ha completato l'addestramento. Perché non l'ha scoperto per caso. Sa già di possedere questo potere. Che mi dici? Niente. Il solito. Cal, è un po' che lavoriamo insieme. E non ti ho mai visto fare una cosa simile. Anche se ne abbiamo passate tante insieme. Quindi lui si chiama Cal. Ok.
Cerco di parlare il meno possibile così vi potete godere i dialoghi, eh. Vi ho messo anche i sottotitoli. Ma dov'è finito? Se n'è andato senza dirci nulla. Bravo! Mi sa che gli è successo qualcosa, ragazzi. O sta sognando? Tutte ste luci cosa sono? Secondo me sta sognando, eh. Vedete? È là in fondo. Che sta succedendo? Dove caspita? Devo andare di qua? Perché mi trovo dentro una struttura imperiale? Proviamo a seguire quel robottino. Attenzione. E lui chi è? Apprendista, vada bene e ricorda. Maestro. Fidati solo della forza. Ok, come immaginavo. Stava sognando. Il treno si è fermato. Sì, sta succedendo qualcosa. Soldati imperiali. Tutti in piedi. Perché? Identificazione pronta. Forse è solo un'altra ispezione di contrabbanda. Questi qui sono diversi. Saranno guardie scelte, qualcosa del genere. Chi sta arrivando? E lei chi sarebbe? Ho un brutto presentimento, eh. Sono tutti? Sì, seconda sorella. Cerchiamo un pericoloso fuggitivo. Non è un comune anarchico, ma un devoto al sovversivo ordine Jedi. Non consegnare questo traditore sarà considerato un atto di ribellione. Costituisciti, o tutti i presenti verranno condannati a esecuzione sommaria. Ah, non si fanno tanti problemi, va? Penso sia ora che qualcuno si faccia avanti. Si sacrifica per lui. Ho lavorato a lungo su questa discarica. Da prima della guerra. Riparavamo e ricostruivamo navi. Le migliori. Poi è arrivato l'impero. E gli ingegneri divennero rottamatori. E i lavoratori cominciarono ad essere sfruttati. Bravo. Ha la spada laser lui? Abbiamo solo troppa paura per dirla. Per l'impero. Siamo tutti sacrificabili. Sì, proprio così. No! Guarda lì, un
da laser. Aia, mi hanno catturato. No. Oia. Aia, che male. Controllo dell'anomalia. Che dolore. Fermo, non muoverti. Si è sacrificato per noi. Stiamo calmi. C'è un clandestino. Ehi. Ah, nemico. Beccatevi questo. Sentito cosa hanno detto? Incendi, attenzione. Non c'è il traditore, fuoco. Ok, avanziamo. Dobbiamo trovarci. Tiriamolo giù. Contatto, sparare per uccidere. Venite qua. Ok. Allora, premi appena prima che un colpo di blaster vada a segno per rifletterlo indietro. Forza, non deve avere. Ok. Perfetto, ce l'ho fatta. Ricevuto. Avanziamo così, poi li colpisco. Le ricompense tutte per me. Ucciso. Dobbiamo andare di qua. Ok. Dobbiamo scappare. Ah, devo passare. Una via d'uscita. Qua. Ok. No, sono caduto giù. Devo ricordarmi che bisogna premere L2. Ok. Vai, 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 vai. Non devo fermarmi. Ah, ok, però magari entrare dentro qua forse è meglio. Ho scelto di riposare. Io mi preparo così. Così ti preparo. Allora, aggancia bersaglio. Ti riposerai quando sarai morto, assaltatore. Ah, vedete? Ho sentito un rumore. Siete scarsi, ragazzi. Bella sta kill. Sei troppo veloce. Tu invece troppo lento. Ok. Ehi, e lui? Dai che ti butto lì dentro. Ancora? Ancora. Premi appena prima che un attacco nemico vada a segno per parare. Ah, ok. Usa la parata per far vacillare i nemici più deboli. Ti massacro! Sì, sì, va bene. Wow. Ok, possiamo bloccarli. No. Usciamo di qui. Bella. E lui è andato. Dai, sparatemi. Uno è andato. E anche il secondo. Il fuggitivo viene qui, lo intercetto io. Sì, sì, hai fatto un ottimo lavoro. No, non devo tornare indietro, devo procedere qua. Dove caspita devo andare? Ah, ok. Devo passare esternamente. E dobbiamo salire. Sali su. Ah, mi stanno già aspettando. Ciao ragazzi. Bella!
Ok, con doppio cerchio posso rotolare. Vai davanti, ferma il treno. Ma te lo stai dicendo a te stesso o lo stai dicendo a me? Oh no! Dai. Meglio muoversi tra le rattiche. No! Adesso! Bisogna aspettare un attimo. Ok, via. Dai, che siamo veloce, quasi arrivati. Pelo. Bravo, hai fatto fuori uno dei tuoi. Mamma mia. Hanno sparato alla gatta. Abbassati. Come faccio? Ah, ok, di qua. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Dio, è volato giù un vagone. Vai, dobbiamo muoverci. Wow, si mette male. Prima che crolli tutto, vai. Posso solo salire. Sembra abbastanza come cosa. No. Vai, prima che... Ecco, appena detto, prima che quel pezzo si stacchi. Siamo agganciati per miracolo. Vai, Cal. Sbrigati! Weyla! Chi è venuto a darci una mano? Vogliamo aiutarti! Tu chi sei? Non adesso! Forza, vai! Non mi sembra il caso, Cal. Poco. Buttati! Accidenti! Sbrighiamoci. Ok. Perfetto, basta premere solo una volta L2. Vai su. Vai Cal. Ciao ragazzi, scusate, solo un attimo. Ottimo. Bella. Puntamento. Sì, l'ho centrato. È ferito, sì. Oh, hai rotto. Ok, oh mamma, sono quasi praticamente in fin di vita. Come si fa a recuperare la vita qua? Non si può. Il treno è fermo. Vai. Ma è un'astronave dei ribelli? Non promette bene. Yeah, che bello! Si scivola ancora. Porta, apriti. Mamma mia. Poi io vado giù dritto, Guarda, ora! Reggiti! Dammi la manina! Sbrigati! Ancora. Ho
Meno male che sei un Jedi, perché dopo un volo del genere. Ok, siamo atterrati qui. Bene ma non benissimo. Vai da qualche parte. Hai davvero una bella postura. A quanto pare hai ricevuto un addestramento. Chi era il tuo maestro, Padawan? Magari uno di quelli che ha ucciso. Quale Jedi ha sacrificato la sua vita affinché tu potessi vivere? Ma stiamo scherzando? L'attacco sarà l'ultimo per te. Dilettante. Ho capito. Vai. Aia. Recupera rapidamente dopo essere stato atterrato. Io non ho la possibilità di batterla adesso, al momento. L'ho appena scalfita. Rendiamoci conto, non ho più vita. Grazie ragazzi, grazie. Probabilmente questo non è ancora il momento di affrontarla. Sali a bordo. Vieni, vieni, vieni. Tanto sa benissimo che andremo a cercarla. Sta attenta. Capitano! Attenzione! Mamma mia, che pelo! Vai, 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 vai! Non molla, la ragazza. No, ci vuol far schiantare. E levati. Ok, super salto e via. E adesso spegni quell'affare e mettiti a sedere. Grazie per l'aiuto. Posso sapere chi siete? Io sono Sir Jenda e lui è il mio capitano, Gris Drytus. Come va? Anche se la Mantis è la mia nave, qui è la signora a dare gli ordini. Allora, tu chi sei? Cal Kestis. E quella invece chi era? Un inquisitore imperiale. Usa la forza per stanare i Jedi sopravvissuti. E adesso che sa chi sei? Non si fermerà finché non ti avrà distrutto. Come sapete queste cose? E perché mi avete aiutato? Intercettiamo trasmissioni imperiali. Gli inquisitori erano diretti su Bracca. E siamo intervenuti. Ah sì? A quanto ammontano le taglie sui Jedi di questi tempi? Che bella riconoscenza! Io ti capisco. Hai dovuto contare così a lungo su te stesso che adesso non ti fidi più di nessuno. È stato questo a tenerti in vita. Ma qui c'è in gioco qualcosa di più grande della mera sopravvivenza. Sarebbe a dire? Ricostruire l'ordine Jedi. Ci sta. Voi due. E nessun altro. Oh, non siamo abbastanza per te? Il consiglio dei Jedi? Non c'è più. Sono stati uccisi tutti o poco ci manca. Capitano, facciamo rotta per Bogano. Sì, signora. Nel frattempo, cerca di riposare. Vai, sei al sicuro. Per ora. Do
Dovrai voltare pagina e vivere la tua vita. Trovare il tuo destino. Attento, calma! Stava sognando di nuovo. Che tipo? Anche te però che mi vieni a osservare, insomma. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo primo episodio di Jedi Fallen Order qua. Gran bel episodio. Diciamo che la storia è partita alla velocità della luce, perché in pochissimi minuti ci hanno già spiegato chi è Cal, se sapeva o non sapeva di possedere dei poteri Jedi, e abbiamo già, diciamo, incontrato probabilmente il suo nemico e il boss finale di questo gioco, anche se secondo me ce ne sarà un altro ancora più forte. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Star Wars Jedi Fallen Order. Alla prossima ragazzi!